Ciao ragazzuoli, bentornati sempre qui dal Cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi ho il mazzo che fa per voi, perché lo so che siete tutti lì che fremete subito a inizio season di raggiungere il tanto ben amato infinito e di aggiudicarvi ovviamente dov'è. Spaziale questo dorso, raga, è veramente spaziale con questo cazzo di Infinite Avengers. Ora, il mazzo di oggi prevede l'ennesima volta l'innesto della grande speranza estiva. Anche perché l'abbiamo utilizzato nel video scorso in un mazzo nostalgico con Kitty Pryde, con Angelo e quanto si voglia. Adesso dobbiamo rompere tutto con il grande Thanos. Perché se ci pensate, ora che Lockjaw è passato a miglior vita, non sarebbe male rampare in qualche modo con Hop, con Wave, abbiamo Psylocke, abbiamo la Time, abbiamo tante varie gemme da usufruire con Hop, abbiamo anche Jeff e la Space per poter spostare e aggiudicarci ancora più carte nella sua location. Poi le sapete le carte di Thanos, raga, sono tutte le carte più forti del gioco: Blob, Scar, Magneto. Quelle sono quelle, capito? Poi Touch Card, Shang, Enchantress. Anche perché non c'ho culo Obsidian, ma sto incontrando una miriade di viventi con questo mazzo. E posso dire che è sempre comodo avere una Enchantress. Cioè, non riesco a fare. Ok, ho capito. Comunque, posso dire una cosa. Uno dei motivi principali per cui io non giocavo il mazzo con Lockjaw Thanos nella scorsa season, uno era perché mi faceva vomitare giocare Lockjaw, ma penso che lo sappiate tutti. Due, perché non mi usciva mai la combo. Cioè, quelle volte che io ho usato quel mazzo, non mi usciva mai la combo con Lockjaw e vedevo le persone che mi facevano cose allucinanti. Invece, già l'ho pescata, capito? Jeff qui mi ispira. Bobo Tarnax. Tarnax è un disastro comunque. Potremmo pensare di giocare Hop comunque. E basta. E basta. Penso che la gemma me la dai. Tu giochi Saspot. Ok, perfetto. Hai visto? E poi sulla volta, che ne so, gli metti un dinosauro goliardico. O anche Blob, perché no? Visto che non può giocare carte. Giusto? Giusto. E calmo, frate. E calmo. Anche perché cosa? Anche perché Blob, frate. E non si discute. Io spero che tutte le mie carte mi vadano sul Tarnax a sto punto. Ok, a quanto ammonti, Blobettino? Perfetto. Ok. In caso non basta, vediamo intanto che mazzo, che carte ci mette lì. La power, bello. Ok. Snappo. Snappa. Se vuoi venire, frate. Perfetto, ciao, arrivederci. Grazie. E abbiamo usufruito del grande nostro glande per dare degli schiaffi importanti all'avversario reality. Come Vlad Dracula. Nomi goliardici, posso dire. Psylocke. Laboratorio di Shuri. Mei coglioni. Ma sai che facciamo? Facciamo Psylocke? Così. Facciamo Psylocke, poi giochiamo Hop più power. Pulito. Lamentis, frate, no, Blob è inutile, non me lo dare. Ok. Ok, ok, va bene. E va bene. E cerchiamo di. Cerchiamo di. E a sto punto che me la voglio, Hop. Scusatemi. Nel senso, fai Wave, fai Magneto e via. No? Magari Magneto lo facciamo tutto a destra, gli snappiamo al ragazzo, visto che suppongo non abbia chissà quali carte da poter usufruire, no? Che cazzo, frate, ci ha detto. Cioè, ma come snappi, frate, calmo. E vai con Magneto.
Come Deadpool? Ma che è? Non è la discard questo? Vabbè, vabbè. Guarda, io faccio semplicemente di questo. E di questo. Ragioniamo. Invisible Woman. Ok. Aggiudicato. Se tu ci pensi, si potrebbe anche pensare di fare Jeff qui, di fare Scar qui e di fare la Mind così goliardica. Che fai? Ma che fa? Che fa? E fai, frate, 8 cubettini, grazie, subito. Bello, mi piace. Ma sai che li accetto molto volentieri. Serve subito scalare in queste cazzo di Infinite. E dite perché si chiama Warlock il mazzo? Perché sono un pochino rincoglionito, capito? Ecco il motivo. E Mind subito? Sì. E ogni volta che vedo la Mind mi viene da snappare, raga. Forza. Abbiamo anche la Soul in mano. Ok. Kitty Pryde, stupiscimi, frate. Giuro. E dico, giuro che se tu mi batti con questo mazzo hai tutto il mio rispetto. Lo dico, l'ho detto. L'ho detto, frate. Ok, solo lì e poi power. E asteroide, insomma, vabbè, non mi interessa più di tanto. The Time Jet. E basta. Poi possiamo pensare subito di fare visione. Bella carta, visione. Ok. Cazzo. La Chavez. Goliardica la Chavez, frate. Goliardica, mi piace. E visione, subito. New York, vabbè. Lascia un po' il tempo. No, 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 allora fai il Devil Dino. Fai il Devil Dino e via. Poi visione lo fai anche il turno 5. Così Scar intanto si scala. E vai con calma. Tu continua a farti la lancia, no? Dici no? Ok. Ok, va bene. E a sto punto, sai che ti posso fare? Ma sai che ti posso fare? Ti posso fare Scar. Invece di visione, visto che poi li posso spostare tutte e due su New York. Anzi no, aspetta, fammelo fare qui, Scar. Fammelo fare qui. E si suppone che lì vada e mi mette cose brutte. Cose brutte, cose brutte mi fa mettere qui. E olè. Come la risolviamo qui? Perché sto facendo sta roba? Non lo so, frate. Non lo so, raga, non so perché sto facendo sta roba. Però la Mind te la posso mettere qui. E qui ti lascio soltanto Shang. Se regge, regge. Se no, amen. Via. E me lo lasci lì pure tu. Me lo lasci lì pure tu. Che vuoi che ti faccio lì? È normale che ti gioco Shang. Avevo altre aspettative su di te, ragazzo. O ragazza, dipende dal punto di vista. Fino alla fine del video si arriva a Vibranium. Comunque, raga, mi raccomando, sempre, lo sapete, iscrizione al canale. E ovviamente oggi saremo live. Vi aspetto, poi se volete soffrire anche degli altri social, lo sapete, mi fate un grosso piacere. Kamar-Taj. Power. Opponent snapped. Ok, tu snappi per Kamar-Taj e l'onda di sinistro, che può avere? Silver Surfer. La butto lì. Oppure non lo so, fate, stupiscimi. Vediamo.
Però attenzione che c'è il Discord con Camartaggio, può fare cose. Fare cose brutte. E vabbè, sai che c'è? Ma sai che c'è? Io li gioco anche Psylocke. La mind te la gioco. Perché sì. E poi vediamo. E poi vediamo. Bella, bellissima. Ok, Degen. Guarda lì. Farà un disastro. Allora, si potrebbe pensare di fare una roba, però. Si potrebbe pensare di fare una roba. E dammi intanto... Esatto, dammi Magneto. Ok. Va bene. Si potrebbe pensare di spostare i due Degen qui. Tutte e due qui. Se me lo sposto sempre, mi fa un piacere se me li sposti tutti. Altrimenti lui che c'ha da giocare? C'ha da giocare che cosa? Vabbè, non penso mi giochi le Sif e mi prende le Sif. Io voglio tutti e due Degen qui, così... Così quando scarta lui facciamo Shank. Magari. Via. Ok, dove li porti? Ma non i due Dracula, fratello. Cioè cazzo, ma io c'ho tutte le idee in testa e tu me la smonti così? No. No, però. Allora, facciamo una roba. Tanto lì è persa. A me conviene fare di questo. No, non conviene. Per niente. Mi conviene fare Enchantress, però, cazzo. Enchantress mi converrebbe. Il problema è che poi mi chiudo. Visione a sto punto. Visione a sto punto, dai. E poi valutiamo, vediamo che quanto ammonta. È bellissimo Shang, però, sai. Shang è bellissimo. Il problema è che non reggerà mai. Quella è Apocalisse. Quella è proprio Apocalisse. Vabbè, se non lo... Allora, se lo gioca... Non lo giochi? Hai perso comunque. Hai perso comunque, fratello, mi dispiace. Hai fatto un sacco di punti, cazzo. Bello. 8 cubi? Non basta, frate, non basta. Ah, pensavo fosse cosa. Invece era la carta che ha pescato. Sono rincoglionito perché era una carta, in effetti. Bene. Bello, bello, due cubi, frate. Due cubi, una win. Bella rapida, così. Subito vibranio voglio. Ragazzi. E poi oggi continuiamo. Oggi tocca arrivare a Infinite per forza. Dici forse sono un pochino troppo frettoloso. Magari sì. Magari sì. Oh, oppa. Sai che? Space. Intanto. La raid me la voglio tenere. Ci sono altre due location da scoprire. Bello, pulito. Hop. Allora, mi verrebbe a dire hop. Mi verrebbe a dire hop. Esattamente qui. Ora, a meno che non mi dia il trono spaziale, frate, io non so. Penso che potremmo usufruire di hop lì. A destra. Visto che ci abbiamo anche la reality. Blade. Vabbè, Blade Proxima comunque è la base del discard. Bello con Lun, cazzo.
E a sto punto io farei una roba, farei questo e farei questo qui. Almeno qui si distrugge, mi distrugge la space, va bene, puoi fare roba. Ok. Cioè, non doveva andare così, però. Allora, non dovrebbe avere touch card se è un discard puro. Il problema è un discard puro? Non lo so, frate, ce ne accorgeremo dopo, sai. Quanto fai blob? Mi sa che è un discard puro. Intanto Proxima se ne va al bar in una maniera assurda. Fanculo alla space, ce la teniamo. Via. E poi? Poi ci abbiamo da giocare, eh? Ci abbiamo roba. Allora, lui deve giocare per forza Modok a sto punto. Secondo me sì. Secondo me ci sta. E o facciamo wave in caso l'Elisif sarebbe inutile, però. Diciamo che ormai il discard c'è un bel po' di carte da usufruire. Facciamo Scar. Facciamo Scar, sì. E poi la chiudiamo con Thanos. Magari. Tutto dipende da quello che mi gioca lui. Ma penso sia Modok la scelta. Però, oh, non ha sottato neanche Morbius. Esatto. Oh, manca proprio l'ultima. Se perdo adesso mi incazzo. Regolare. È regolare sta roba. Manca un cubo. Dimmi che sei un bot, frate. Così è rapido entrare la cosa. Dimmi che sei un bot. Perfetto, time. Bella soul, va bene. Ma sai che io intanto Jeff te lo voglio settare ugualmente. Esatto, te lo posso settare ugualmente. Te lo posso settare ugualmente. Bella OP, però. È bella OP. È bella OP da giocare, sai? Molto bella OP da giocare. Allora, in base a quella carta io ti snappo. Aspetta. Aspetta, ragiona. Aspetta, ragiona perché lui ha già torre turno 2. Lo superfluss. Siamo pieni di mana e non c'è nessunissima carta bella. Ok. Il problema è, mi conviene fare anche Psylocke. Facciamolo qui, Psylocke, dai. Così noi ammontiamo a 4, no, a 5, 6, 7. E mi stai dicendo? Sai che ci vorrebbe un bel rebuild? Perché ce l'ho sul superflusso? Ok. Non ha molto senso però, sai? Non ha effettivamente senso tutto ciò. Però Magneto io lo giocherei per forza. Vabbè, fanculo al superflusso, nel senso. Fanculo al superflusso. E vabbè, gioca la paura intanto qui. Cioè, come beta Ray, tipo, in mezzo. Regolare. Regolare. Metti qui, fai così e per forza una carta buona poi mi devo uscire. Oh, ma non c'ho carte comunque. C'è da tenere in considerazione sta roba, io non ho carte. Enchantress magari te la tieni. Boh, che ti dico. Oh, almeno un blob me lo vuoi dare. Uno. Un dinosauro visto che c'ho la mind settata.
Mo? Mo Scar. Il problema è che non vinco qui. Il problema è questo, io non vinco lì. E allora si potrebbe pensare di fare sta roba? Gli metti 9 punti, qui gli metti 16. E basta. Ma non basteranno mai 9 punti qui. Ma mai. No, frate, all'ultima no. All'ultima no. Oh, non gioca lì. Guarda che me l'ha dato Shang pure. Vabbè, tanto non lo potevo fare che c'avevo prio. Tutte le mie carte all'interno del mazzo. Tutte le mie carte. Mamma mia, stavo rischiando. Metti che gli da Doctor Doom, adesso è finita. Vabbè. Cioè, in un video abbiamo scalato una cosa, un rango. Ah? Direttamente vibranio. Perfetto. Chiuso in bellezza. Ma che fai, pazzo? Aspetta. Che ti prendi qui? L'avatar. Ok, perfetto, ragazzi. Questo è quanto, nel senso, questo è il mazzo ideale per arrivare a Infinite. Purtroppo ancora Thanos è l'ideale, è un mazzo troppo forte Thanos. Con tutto che è pieno di... cioè, è stato insta nerfato veramente tante volte. Vedi la Soul qualche season fa, vedi il mazzo con Lockjaw della season scorsa. E però, se ci avete anche Cool Obsidian, io ve lo consiglio di inserirlo ugualmente. Poi valutate voi se è meglio tenere una patch card oppure... mettere un culo Obsidian 4-10 che con le gemme si sposa che è un piacere. Regà, provate sto mazzo e vi assicuro che l'Infinite lo raggiungete come... così, no?